tra nobili e abbienti, alcuni geniali come Marino Fortuny, che per me studiava costumi di scena, recitavo l'Eleonora Duse che tutti si aspettavano. La Venezia romantica e salottiera mi aveva ben accolta, anche se io non mi sentivo a mio agio nella mondanità, ma nessuno l'avrebbe mai detto. Ci vuol poco per sentirsi stranieri. Girovaga e in fondo chioggiotta di quella chioggia che Venezia disprezzava come mal riuscita della dominante, evitavo, per quanto possibile, il circo delle celebrità. A Venezia stavo come aquila che non tocca terra, ospite ben accudita all'ultimo piano di un palazzo antico sul Canal Grande, tra la Chiesa della Salute e il Ponte dell'Accademia. Andemo, che se ora gira l'acqua. Con lo sguardo perso verso Chioggia, verso le bocche di porto dove la laguna scambia le proprie acque col mare, mi sembrava di risentire le voci dei pescatori che partivano coi bragozzi dal Canal Vena, stampate nella mia memoria fin da piccola, quando ancora frequentavo la piccola Venezia dove era nato mio padre. Sì, preferivo star sola sulla terrazza della mia mansarda, sopra i tetti di Palazzo Barbaro Polkov. Che ne sa la dominante della vita dei sudditi lontani dalle quinte di marmo del suo centro storico? Ignota a se stessa Venezia, come se di un palazzo esistesse solo il piano nobile. Per la superstite oligarchia veneziana il popolo è un'entrata di macchiette, un elenco di funzioni corporali più o meno piacevoli, la necessità banale di cui non serve incontrare lo sguardo. Posai per chi mi ospitava. Mi feci fotografare da Alexander Volkov nell'intimità della mansarda, a patto che non usasse quelle immagini finché ero in vita. Ero triste per un incombente senso di catastrofe, il timore di lasciarmi andare al nuovo amore come un'acrobata senza rete. Già allora le frequenti partenze di Gabriele mi ferivano, la sua assenza immiseriva la solitudine che mi era sempre stata cara. Se uscivo, mi consolava il rollio della gondola. Selva appare improvviso, uscito dal boschetto. Fermo, nella penombra, al lato del sentiero, mi studia con gran voglia di far festa e la prudenza del cane maltrattato. Magro, ancora in forze per essere un cane abbandonato, tiene le orecchie rette e la coda tesa. Le quattro zampe ben piantate a terra, quelle davanti unite a presentarsi a me, quelle dietro aperte, pronte ad un balzo giocoso di lato, oppure di fuga, nel caso l'accoglienza non sia delle migliori. Mi basta sorridere perché mi raggiunga, ciondolando il bacino a coda bassa, porgendo il cranio alla carezza, basse le orecchie e timido un sorriso sul labbro che alzandosi scopre lateralmente un canino, allevato da una donna, penso. Lui mi segue. In terrazza, di notte, dialogavo con il cielo e le stelle, mi lasciavo andare a poesie che non annotavo. Mi pento ora di non aver trascritto quei dialoghi, sono la parte migliore di me, andata per sempre perduta. Se non li ho trascritti, è forse perché in quel momento non recitavo, ma vivevo. Se qualche forza misteriosa appariva non detta dal fondo di me, non fu allora proponimento d'arte, ma cosa assai più forte, passione di vita. Era lei che cercavo, era lei che volevo, la vita, lei che mi illuminava e mi fuggiva di mano ogni sera, ogni sera. La notte mi rispondeva dai giardini, con il canto dell'assiolo o con il soffio del barbagianni, oppure con una risata umana dalle calli sottostanti. Prendevo quei suoni come segni di vaticinio, da popolana conservavo i retaggi magici della comunione con la natura. Li avrei trasfusi nel teatro della poesia da me ideato, che covavo e speravo di sviluppare sulla scena. O fu solo pigrizia il non prendere la penna in mano? Ero svuotata dalle lettere che avevo cominciato a dedicare a un mortale che sapevo, fin da subito sapevo,
poi la ragione riesce quasi sempre a far fare un passo all'indietro, all'intuito. Sapevo non esserne degno. Dopo avermi faticosamente conquistata, fin quasi dall'inizio aveva preso a farsi attendere. Ad Annunzio avevo chiesto di interpretare con le sue parole il mio teatro della poesia. Lo avrei inaugurato un primo giorno di primavera, con il calar del sole e l'accendersi delle fiaccole. Per lanciarlo, aspettavo di avere in mano il dramma che ne sarebbe stato il fulcro, l'origine, intitolato Persefone, dal nome della figlia di Demetra Dea. Un dramma che mi avrebbe costretta a dare il meglio di me, a confrontarmi con il più immortale dei miti, ma l'opera che gli chiedevo, a suggello della nostra intesa d'arte prima che d'amore, è rimasta nel mio profondo come una testa d'idra schiacciata dal sasso. Scrivere il Persefone con le mie parole? E chi sarebbe venuto a sentire la commedia di una donna, di una analfabeta? Il cane è ai miei piedi, pancia all'aria, gli occhi chiusi del fai di me quello che vuoi. Probabilmente uno di quei cani che si spaventano degli spari inutili alla caccia, quelli che i cacciatori eliminano con un colpo al cuore. Chissà come si è salvato, forse per un'esitazione dell'uomo al primo colpo di fucile. Quindi la fuga nel folto, prima del secondo. Forse mi ha studiato prima di trovare il coraggio di mostrarsi. Sembra ad entrambi naturale far la strada assieme verso la bella dimora che ho affittato sui colli di Firenze. Con lo sguardo mi chiede il permesso di entrare in giardino. Ci fermiamo a riposare nel portico come lo avessimo sempre fatto. Meglio era, piuttosto che un intellettuale borioso capace di farmi pesare il vantaggio di avere qualche anno meno di me, l'amante solerte e paterno che era stato Arrigo, il boito che ha adattato per me Antonio Cleopatra, oppure portare sulle scene italiane un drammaturgo noto mai incontrato di persona, Henrik Ibsen, felice di farmi interpretare Nora, lo stesso mio nome, quasi un destino. In casa di Bambola, o Ellida nella Donna del Mare, piuttosto che questo ingegno accentratore con il quale è stato difficile collaborare. Ma Duse, anche questo ho voluto sperimentare, lo svantaggio. Ha voluto affrontare il prevedibile rischio, la vertigine legata all'eventualità di uscirne sconfitta. Altre doti di D'Annunzio, a lacrima e gotiche, erano innegabili. L'assenza di pudore nel maschio è raro stimolo alla donna. A scrivere dovevo spronarlo e lui scriveva tutt'altro. Era come se, annaffiando una pianta, solo quelle attorno prendessero vita. No, Gabriele non ha mai raggiunto la potenza del mito che annulla ogni soggettività. Nelle sue opere tutto è sempre mediato dal suo sguardo che intralcia, desideroso di apparire come quello di un adolescente in cerca di conferme. Con il sangue delle menadi si è sciacquato la bocca, le rese ancelle del proprio progetto politico, ciò nonostante, che vergogna, ho finito per finanziarlo. O invece, da impresaria di me stessa qual ero, stavo solo aspettando il testo teatrale che mi aveva promesso e che, nonostante la mia pazienza, tardava ad arrivare. Fingo con me stessa di dover decidere, ma l'ho adottato subito. Il cane, o lui ha adottato me. Lo battezzo Selva perché lì ci siamo incontrati, al limite tra la luce del sole e l'ombra del bosco. Capisce subito che è il suo nuovo nome, Selva. Divido la cena con lui in silenzio. Il Persefone, Gabriele me lo doveva almeno come contraccambio dell'appoggio che da artista, da collega, gli stavo dando. Per questo, quasi sotto implicito ricatto, ho continuato a finanziarlo. Certa solo di me stessa, ho sempre cercato di avere un repertorio solo mio. Ho il sospetto che a trattenerlo sia stata l'impossibilità di rapportare alla grandezza di Demetra la propria piccolezza. Cosa poteva il mio piccolo umano, dove neanche Ade, neanche Giove, neanche tutti gli dei dell'Olimpo hanno potuto. L'inno a Demetra per quelli come Gabriele
È solo il pretesto per qualche baccanale inelegante con fanciulle in vario modo adescate o pagate. La sproporzione tra lui e me? Dalle capacità delle donne, molti traggono ispirazione, forza, parole, consiglio, misura, sguardo, senso critico, poiché tutto hanno ricevuto senza crearlo. Non sanno più rispondervi, in modo che restano come specchi di noi, muti e ingegnosi, ingrati ancor più per quanto gli abbiamo dato. Più banalmente stavo chiedendo uno scambio artistico del quale certi non sono capaci, se la richiesta viene da una donna. Vorrebbe dire essere alla pari, ma essere al pari nostro per loro significa essere inferiori. Confesso. Nel contempo credo di aver pensato di potermi concedere, parallelamente al rapporto artistico, quel trasporto continuativo ad alta tensione che la vita nomade di attrice mi concedeva solo episodicamente. Sbagliavo. Alle donne è raramente concessa una di queste due cose. A volerle insieme si perdono entrambe. Forse no, no, le ebbi, ma le pagai care. La mia generosità slittò inavvertitamente a compensare non più il suo impegno drammaturgico, ma la sua teatrale prestanza, che ora centellinava. Non me ne accorgevo. Quando ci sei dentro non te ne accorgi. E io gli detti molto, capace come ero di essere me stessa e molte, di essere tutte le protagoniste dei drammi che interpretavo. Il 21 di marzo di un anno che sarà. Un traguardo che lui ha dilazionato ad arte. Misi in scena sue opere, che nessun altro avrebbe probabilmente degnato d'attenzione, se non fossero state recitate da me. Avvaloravo così anche gli altri suoi drammi di minor conto, mentre era tutti palese. Solo io non me ne accorgevo che si prendeva gioco di me. Non seppi dirgli quel che scrisse Isabella Andreini, l'antenata di noi attrici. Ho bruciato d'amore finché tu hai bruciato per me. Ti ho tenuto dentro finché mi sei stato fedele. J'ai brûlé tant que vous avez brûlé pour moi. Et je vous ai gardé la toi autant de temps que vous m'avez été fidèle. Selva si è adattato velocemente alla sua nuova sistemazione. Non sporca in casa. E del resto gli ho lasciato la porta aperta apposta. La sera mi segue in camera ed aspetta che io mi svegli per farmi le feste. Dividiamo la colazione. Con l'età ho meno fame. È piacevole cedergli dei bocconi che ancora, anche se non ho più paura di aver fame, mi dispiace sprecare lasciandoli a mezzo. E non è ansioso in attesa di uscire. Ha capito che il passeggiare nel bosco è abitudine quotidiana. A volte, in qualche radura, gli recito i brani d'amore di spettacoli fatti in passato. Quelli che ricordo meglio, mai avuto un pubblico più attento. Magari Gabriele si fosse preso soltanto il mio denaro. Per quanto grande sia una donna, il suo tallone d'Achille resta il bisogno di essere confermata dallo sguardo maschile. Poche sono, non ne ho conosciuta neppure una, di quelle che non abbiano questa debolezza. In vecchiaia no, in vecchiaia qualcuna si libera dall'ineluttabilità del giudizio di Paride. A me ora sì, senz'altro riesce. Ma quando al vertice della mia carriera ho incontrato Gabriele, quando Duse era già Duse, lui è riuscito a imperare su di me. Impercettibilmente, poco a poco, mi è successo di sentirmi divina, io che già lo ero. Solo attraverso il suo sguardo. Aveva la vocazione a sfruttare la disposizione femminile, così ci educavano a perdersi nella passione. Quel sacrificio di noi che per debolezza tante volte interpretiamo mendicando amore. Facile oggi, dopo Freud, individuare le tecniche di chi manipola. Per prima cosa ti staccano dalla famiglia. Avevo solo Enrichetta, mia figlia, dalla quale già vivevo distante. Ci incontravamo poche volte l'anno e in quelle occasioni lui non mancava di farle qualche complimento e io, anziché sentire dentro di me l'orgoglio della madre, mi adombravo. A Enrichetta sembravo gelosa, mentre invece da madre temevo che potesse diventare oggetto di seduzione. Di lui conoscevo bene l'immoralità, la sveltezza erettile. Bah!
La tenni distante per preservarla, per il sospetto che lui la potesse insidiare, cosa di per sé non facile da giustificare a chi, non avendo esperienza, non può capire. Ma che complimenti! Seduzione! Avrei avuto più di un motivo per adombrarmi se avessi capito allora. Il bersaglio ero io, incapace di riconoscere in lui il giocatore di biliardo che per mettere in buca il boccino colpisce la biglia che sta dall'altra parte del tavolo. Come riavvolgendo una pellicola cinematografica, rivedo il suo sorriso sotto i baffi dopo che un mio rimprovero, un comando brusco dato a mia figlia per farla uscire di stanza, aveva provocato in lei una reazione aggressiva nei miei confronti. Seguivano giorni di gelo, quei pochi giorni all'anno che io e mia figlia potevamo permetterci di passare assieme, e allora lui mi consolava: ma no, sei un'ottima madre, che devi capire che a quest'età le ragazze hanno altre esigenze, vogliono essere libere, hanno voglia di piacere. Allora sì. Mi ingelosivo con la ripugnante sensazione di essere gelosa della mia stessa figlia, senza pensare che quella era soltanto un'insinuazione di lui. Quelle volte era tenero, soddisfatto. Perché solo da vecchie si impara a leggere nell'animo umano, anzi nell'animo degli uomini spregevoli? Selva mi ascoltava brontolare da sola, cosa che non mi ero accorta di fare. Mesto, ad orecchie abbassate, pensa di aver fatto qualcosa che mi spiaccia, poiché mi ama, poiché è vero amore, sente ogni mio fiato riferito a sé. Il mio ragionare ad alta voce lo spaesa. Poco fa avevo un tono così forte che in teatro mi avrebbero sentito bene fino all'ultima fila. La rabbia di non aver capito la cattiveria profonda di quello con cui ho diviso almeno 10 anni di vita non è ancora sopita, né temo. Si sopirà. Il pensiero continua ad andare a quei torti invisibili che erano i suoi veri capolavori. Così finisce che spavento Selva, il quale, povero cane, è perfettamente innocente, anche se l'altro giorno mi ha portato in regalo un uccellino ancora vivo. Per fortuna un po' ammaccato e terrorizzato, ma appena ho aperto la mano è volato via, tenendo abbastanza bene la direzione del volo. Anche Selva lo ha guardato volar via, poi ha guardato me, riconoscente. Non c'è pericolo che questa mi sgridi perché faccio scappar via la selvaggina, deve aver pensato. Lo sguardo di Selva mi fa sentire serena, sentire migliore. Chissà se Selva mi stima. Chissà com'è la stima dentro al suo cuore. Così grande è l'amore di un cane da avvolgerti tutta, anche quando ti dimentichi di lui. Quando dimentichi di avere a fianco il prolungamento della tua anima. Quando ti dimentichi della tua anima. E quest'anima, la mia, ama tutte le creature del mondo. I figli vedono tutto. Non riuscendo a difenderti, si vendicano dello spettacolo della tua sofferenza. Assistono alle nostre vittorie, come alle nostre sconfitte. Con loro non possiamo fingere. Nei nostri scontri. Enrichetta mi scherniva, eccola, indica verso di me con una smorfia, alzando il mento, eccola, la donna nuova, tutta un correre, 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 sempre a provar vestiti, a dar voce ai fantasmi che ti si agitano dentro, a consumarti. Se fai Nora, la Nora di Ibsen, non sei più capace neanche di maneggiar denaro. Forse perché sono Nora davvero, pensavo, la donna nuova che sconta il passaggio della storia, sospesa tra il niente e il tutto in assenza di diritto. Mi fai pena, continuava. Sei soltanto una donna sola, chiusa nei tuoi alberghi, incapace di divertirti, di avere un uomo stabile al tuo fianco. La donna nuova. Sai cosa mi ricordi? Un animale stravolto di solitudine, con un pungolo incessante che gli morde il ventre. Lo fa correre, tremante di stanchezza, per fuggire la fame a cui si sottrae solo morendo. Un animale che cerca la sua vita per oscure selve. Poi Gabriele cominciò a dividermi da me stessa. Prese d'assedio la stima che avevo di me.
in quel campo di battaglia dove il fattore dettagli era già favorevole, dalla sua retroguardia mi colpivano frecce, frasi ambigue, sul sudore, ad esempio, come se esistesse qualcuno che non suda. Sudano perfino le statue dei santi, ma mai una critica diretta, perché tanto più efficace è l'attacco, quanto meno all'inizio lo si avverte. Basta una notazione lieve o un accenno. Il cervello continua a lavorare, sono lunghi, lenti e inesorabili gli effetti dell'azione del manipolatore. Oppure, seduti al tavolo di un bar, l'occhiata lanciata di sottecchi ad una qualunque donna che passa, fingendo di voler nascondere lo sguardo sornione del conquistatore. L'effetto immediato su di me? Una comparazione dolorosa con la sconosciuta rivale che si allontanava ignara della scia di veleno che lasciava dietro di sé. Lui subito mi distraeva con una piccola gratificazione, un complimento, una promessa. Nel dubbio resti ferita. La certezza del gioco sottile, del massacro della tua personalità, l'avrai solo quando getterà la maschera, quando avrà finito di sfruttarti. L'avesse seguita quella donna, non mi sarebbe dispiaciuto. Forse avremmo rinnovato l'amore, ridendo dell'innocenza dei corpi. Ma molti non sanno distinguere tra la scena del letto e la vita di ogni giorno. Sanno giocare solo quando pagano nei casini. Dopo, la prostituta è libera. La donna amata no. Deve invece continuare a recitare il sacrificio fino alla fine, quel sacrificio che, passati i primi tempi, smette di essere gioco amoroso e diventa noiosa routine. Questo non capiranno mai, né conviene loro capirlo. Bene faceva George Sand a prenderli e lasciarli come si fa con i cavalli, che tratti di stalla per una passeggiata li si riporta dove li aspetta il fieno e l'acqua. Quando ritenne di volersi staccare, mi umiliò perfino nella scrittura, per come usavo la punteggiatura, la quale per me non è altro che un sistema grafico per annotare pause e variazioni di tono, lo stesso sistema che usavo nei copioni, dove indicavo l'interpretazione, l'intenzione, la regia di una scena. Erano il fondamento del mio fuoco teatrale, un fuoco sottile, la mia santa follia. Per Mila, nella figlia di Iorio, mi preferì un'altra attrice, la mia rivale, spremuta come un melograno maturo. Il succo del mio dolore lo attirava come il sangue un vampiro. Intitolò il melograno che è simbolo di Demetra, quante volte gliene avevo parlato, una sua trilogia che vide un solo titolo, Il fuoco, perché da solo non seppe concluderla. Il mio fuoco. La nostra intimità era diventata un suo romanzo. Del mio invecchiare, quarantenne, aveva fatto leggenda e strazio. Il dolce e possente segreto del fuoco esposto all'aria, vanificato nel titolo di un romanzo dichiaratamente ispirato a me. Perfino i miei risvegli assonnati, senza trucco, aveva messo in piazza un romanzo con il quale mi ha pugnalato mentre tiravo il carro, mentre sprofondavo nei debiti fatti per lui. Il cane si alza sulle zampe posteriori ad abbracciarmi e mi sfiora la guancia con il muso vellutato. La verità, Selva, è che ho sempre taciuto il vero. Questo lavoro d'attrice, ereditato a forza da mia madre, come potevo sottrarmici? Gettata in palcoscenico a 4 anni, mi frustavano le gambe come si usava per stimolare il pianto ai bambini, ma per quanto io abbia odiato all'inizio il teatro, tanto l'ho amato per il resto della vita. Di Demetra mi ero innamorata leggendo L'arrivo alla reggia di Eleusi, quando, attorniata dalle giovani, la dea si presentò alta sulla soglia, toccando la porta con il capo, riempiendola di splendore. Così nell'inno a Demetra. Io non volevo essere la dea, volevo incarnarla nell'arte. Essere attrice è dote a doppio taglio, nel tempo è una droga. Di più, l'uscire da sé per essere un'altra se stessa è un balzo simile al distacco da sé che prova il fumatore d'oppio alla prima boccata.
l'oppio coltivato dentro da chi recita con tutta se stessa. Svelandosi agli Eleusini, la dea mutò di statura e figura, svestendosi della forma di vecchia e manifestando la propria bellezza, e intorno si diffuse la fragranza delle essenze di mille e mille fiori, e il suo corpo immortale si illuminò di luce radiosa. E io non fui divina perché trasmutavo in quell'altro da me che ero io stessa. Sì, già recitavo come avessi nelle mani le fiaccole infuocate di Demetra che cerca sua figlia in un mondo vuoto di lei. Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in fuoco. Cimentarmi in Demetra, in quel passaggio da mortale a davvero divina, perché nel teatro è vero ciò che è dato per vero, avrebbe significato per me superare il mio stesso limite, portare al massimo le mie doti di attrice. Per Nora, in casa di bambola, ero stata capace di rifiutare il trucco e i vestiti eleganti, di attingere alle mie depressioni per essere come ero al mio peggio, sofferente e malsana, cioè perfetta. Potevo anche arrossire o sbiancare a seconda di quello che il momento, che il teatro esigeva. Fui sempre creduta, anche quando dubitavo in cuor mio di apparire interprete eccessiva, tanto che dovevo immedesimarmi allo spasimo, perdermi per raggiungere quella distanza da me, quella grandezza. Religione di invasamento il teatro. Attrici si consumano senza nulla lasciare di sé. Dopo che hanno recitato, che resta? Aria. Solo un nome, un'immagine in negativo, un'orma sulla sabbia. La storia dice che scelsero il fuoco, presero fuoco, terra ed acqua, li mescolarono insieme l'un l'altro e con i quattro venti di fuoco li unirono insieme. Forse aveva ragione mia figlia. Io sfrutto e profano tanta parte dell'anima mia. Potenza oscura hanno dentro le donne che recitano la parte che meglio conoscono, se stesse. La pazzia si tramuta in senso. Pazze! Se chi supera l'angusto limite di un solo io è pazzo. Le inquiete, le imprendibili, carne che deborda nel cervello, cervello che preme sul cuore, cuore che le spinge fuori da se stesse. Aveva ragione Enrichetta quando voleva che lasciassi in palcoscenico le mie ossessioni, che me le cavassi di dosso come le altre si tolgono il trucco, ma io non potevo, non posso. Io ero e sono la voce del mio tempo. Presi le mie contemporanee e le portai lassù, sul palcoscenico, ad una, personaggio per personaggio. Non risparmiai nessuna, né la bimba nel grembo della madre, né il pensiero, l'intenzione dietro le parole di nessuna anima umana che meriti l'onore di essere considerata. L'Artemia Selva. Questo fu il mio desiderio dal giorno che mi si è rivelato. Travolgente, essenza, è il teatro. Siamo personaggi che non sono. Siamo potentemente, interamente, perfettamente espressione di ciò che provano creature inesistenti eppure così vive. A questo, Selva, non ho mai potuto rinunciare. Fosse Livia, Pamela, Odette o Fedora, Mirandolina o la signora delle camelie, Fernanda o Dionisia. E tutte le altre, erano tutte qui dentro, non c'era spazio per altro. Vivere ardendo, ma ardere di sé, essendo al tempo stesso sé ed altro da sé. Bruciare la propria materia e consegnarla al fuoco, senza scudo, voraginata, sola, sola, con una fiamma dentro, incendiata da testa a piedi. Quando il teatro ancora era soltanto quinta, divano, seno, malizia, pipa. E da questo fuoco, come fenice, risorgere ogni sera davanti al pubblico. Bene, le febbri della notte bruciano una donna non amata. È follia umana, Selva. Siamo dolore, rabbia, viltà. O l'amore, come fui io adolescente in Giulietta, la prima volta che avvertii di saper uscire da me nella forma più piena.
un transito diretto tra il sentimento e la voce, tra dentro e fuori, tu, cane mio, tu che sei amore integro, lo sai, senza passare per le distrazioni umane, fingendo io mai. Non è vanto. Bernard Shaw definì la mia la migliore recitazione moderna che abbia mai visto. Charlie Chaplin, la più grande attrice che io abbia mai visto. Non parlando italiano, Anton Chekhov ebbe la sensazione di aver capito ogni parola. Hermann Hesse? Per lui la mia recitazione era favolosamente fine, sensibile, trascinante, capace di ogni sfumatura. Ugo von Hofmannsthal? Secondo lui interpretavo quello che ha scritto tra le righe del dramma. Konstantin Stanislavski, maestro dell'immedesimazione, si è ispirato a me per il Moscow Art Theater. Il suo allievo, Lee Strasberg, riteneva che ci sarebbero voluti 100 anni agli attori americani per raggiungere la mia fusione tra esterno e interno. Sì, la memoria affettiva mi aiutava, io conoscevo le bassezze del teatro e della vita. Ne conoscevo le vette e la luminosa potenza. I critici tutti mi riconoscevano l'anima e lo spirito di cui parlo nelle mie lettere, ma io andavo oltre. Definivo il mio pathos un eco del dolore del mondo. Non potevo che attrarre un narcisista come D'Annunzio, insensibile al dolore altrui come i sadici. Non mi mettevo in sicurezza io. Ma per uno che si beffò della mia anima, mi amarono Isadora Duncan, che ha liberato il corpo femminile nella danza, Sibilla Aleramo, che lo liberò nella scrittura, Matilde Serao, maestra di giornalismo, e tante altre, non ultima Camille Claudel, che dall'inerte traeva i corpi di anime vive. Amai, amai, amai con fuoco inesausto, fuoco che crei e che distruggi. Artefice fiamma, fuoco, erede dei bagliori del tramonto, scriverà Simone Weil nel Prometeo. Cos'è rimasto di me oltre questa maschera di gorgone? A te, Selva, voglio dirlo stasera. Le balie mi consegnarono i suoi vestitini, i vestiti di mia figlia. Riposi in un bauletto le prime scarpette di lana, le camiciole ricamate, dove sembra impossibile abbia abitato un corpo, tanto sembrano piccole, solo pochi mesi dopo essere state indossate. Le cuffiette e poi qualche vestina dell'anno dopo. Tutto amorevolmente chiuso in un bellissimo baule che ho perso in uno dei miei traslochi, non so quale. Le cose care ci sono sempre presenti, crediamo di averle appresso anche quando sono perdute da tanto tempo, per sempre. Quello che temiamo entrambe, la separazione definitiva, non più madre, non più figlia. Io da allora la cerco, nei sogni, con una fiaccola in mano, nel buio. La cerco e mi dispero, non sapendo più dov'è finita la neonata che tenevo tra le braccia. Ecco il vero motivo del Persefone, Selva. Fui unica nel non disdegnare il viola sulla scena. Perché privare il teatro del colore del lutto? Col mito di Persefone che si ricongiunge a Demetra, speravo di ritrovare l'affetto di mia figlia. Sognavo che il teatro catartico per tutti gli altri lo sarebbe stato anche per noi, Selva. Sognavo un rito di ricongiunzione. Nel mito di Demetra e Persefone la sofferenza avrebbe avuto riconoscimento e parola. Ad Enrichetta avrei restituito la profonda dignità di donna amata dalla madre, la sua divinità. Il viola sarebbe stato il colore della rinascita, il ritorno della forza rigenerante di Persefone. Sarebbe stato in una notte come questa, con la Pasqua imminente. Guardami, Selva! Ecco, l'ecate pesante di esperienza e disincanto che si accompagna al proprio cane. Ferita, vestita di cicatrici, vedi bene, Selva, cos'era il Persefone per me. Ma anche se lui non scrisse il Persefone, io sono e fui Demetra. Più alta di quello che ero, non apparivo così sulla scena, circonfusa di un'aura che il pubblico avvertiva. Ero io il melograno sacro alle dee, il frutto colmo di semi, tanti come i personaggi che mi nascevano dentro.
Le ceneri denotano che c'era un fuoco. Venera è il cumulo più grigio, per amore della creatura estinta, che là si librò per un momento. E il fuoco esiste dapprima come luce. Alla fine del litigio, Selva, prima di partire, Enrichetta mi si è addormentata tra le braccia. Odorava di talco la mia bambina ormai adulta. Respirava, lieve. Potevo ascoltarle il battito del cuore, come quando mi facevo conchiglie attorno a lei a riscaldarmi il ventre. Il sonno espandeva il senso della sua presenza. Quello che la veglia uccide e il sonno a volte restituisce. Nel sonno mia figlia mi afferra un braccio, se ne cinge la vita. Sono il tuo doppio, sì, Enrichetta, l'unità è un'illusione quanto quella di essere separate. Ti ho esposta al fuoco e hai creduto di morire. Ci muove una forza che noi stesse ignoriamo. Un tepore sulla schiena al momento del parto, la fiamma negli occhi di una creatura appena venuta a luce, il braciere dove cade il cordone che ci lega, l'inchino al pubblico, l'applauso. Niente, non c'è niente se non il nostro miracoloso calore, il tepore delle mani, Selva, il rossore delle guance nel sonno, tutto qui. Attimi che ci assolvono dagli errori, giorni e notti. Serviti forse solo a darci questo momentaneo capire. Siamo tutte quelle che ci hanno preceduto e tutte quelle che verranno. Vieni, Selva, vieni, accendiamo le fiaccole. È tempo, vieni, vieni, mio cane bello. Cosa c'è? Cos'hai nell'orecchio? Perché ti lamenti? Stenditi sul fianco, lasciami guardare. Che ci fa questa nel tuo orecchio? Aspetta, la tolgo. Oh, una piccola spiga. La levo in alto per osservarla meglio e mi trovo nella posa eleusina di una rappresentazione tante volte immaginata e mai consumata. Ma ora qui, sì, in questo principio di notte, una spiga tra le mani da mostrare alle stelle. Lo vedi, Selva? Il sole finisce di tramontare davanti a noi. E la vedi? La luna piena sorge e dalla stessa altezza gli parla nell'istante in cui brillano della medesima luminosa intensità. Spettri e demoni scompaiono morendo. La voce che ordina ha saputo scacciare le ombre. Anche l'uragano è calmo, trasparente. Nel cielo senza fondo trova posto ogni stella. Senza inganno fa da guida alla vela. L'opera si aggiunge all'opera. Niente è solo, tutto si corrisponde sull'esatta bilancia. Nascono canti puri come il silenzio. Talvolta il tempo dischiude il suo sudario. In questa notte Demetra non è sola. Parla alle stelle. Mi cercarono il segreto del fuoco, mi scavarono dentro. Cercai di non provare dolore. Chi ero io, in fondo? Solo un personaggio tra i tanti che avevo dentro, ma ora Duse non è più Duse, non è più, non più soltanto Duse. Di me diranno. Chi sono loro per credere di sapere? Nessuno può vedere dietro al velo. Amo mia figlia. Nessuno mi ha mai amato come mia figlia.